se ci riesco. Buongiorno. Buongiorno. Oh, signor Sino. Dove state la ancora c'ho il tutto per la pedalata. Ce l'ho. Buongiorno, ci siamo? Buongiorno. Siamo pronti? Va bene. Questo lo mettiamo dov'è? Qua. Sul campo. Sul campo. Hai visto perché già alle 5 si è alzato? Ce lo so per la festa. No, dai. Allora, siamo pronti per partire? No, si è tirato. La odissea è immensa che battiamo. Oh, che bella. La maglietta del Palermo. Allora facciamo una cosa, no? In Messina questa. Facciamo un bel Padre nostro, in nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, così in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, che rimetta a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Amen. Andiamo. Ciao Roberto, dopo l'aggiornamento facciamo. Ciao, così mi ti saluto. Ah, attento. Vai. No, la vai. Forza ragazzi, già siamo 17 minuti in ritardo. Recuperiamo. Oh, ci vediamo la doppia. Ma le bici le prendiamo dopo? Ah? Le bici dopo? Bici dopo, già vuoi cominciare a parlare, bici dopo. I maschili posto ma valere che fa con me buongiorno ben alzati. Tu già sei partito con la bici? E me la accompagna, l'accompagno là sotto. Allora, sai una descrizione del percorso, la sai? Sì, allora, questa qua dista ora, che faremo nelle prossime ore, poi facciamo gli aggiornamenti. Intanto buongiorno a tutti, questo è il primo tratto della giornata odierna, raggiungeremo... Guardate già l'affanno del Presidente. Io ancora siamo tutti fuori allenamento, quindi è una scommessa già. Io mi sono pesato prima di partire. No, buono. No, da qua. Così passiamo dal bar dove lavoravo. Al Bar Bugliotta, all'uscita del paese, poi inizierà il primo tratto in bicicletta sulla strada provinciale fino al paese di Nizza e poi andremo verso Messina percorrendo all'interno. Dopo all'interno c'è... Tagliela a qualcuno attimino per là. Qualcuno se la tocca, c'è Antonio Danub che stava la parola. Antonio, grazie. Dopo all'interno percorreremo tutto il capo lì per raggiungere il paese di Itala, Marina, Scaletta e poi il capo Scaletta per entrare nella città di Messina. Città di Messina che inizia a Giampilieri e per arrivare a Messina Centro già è un viaggio, visto che la città di Messina si estende per 70 km da Giampilieri a Orto Liuzio. Quindi per raggiungere poi alle 11:30 piazza Municipio, che è la prima pausa della giornata con conferenza stampa e l'illustrazione del incontro con la stampa in piazza Municipio verso le 11:30, mezzogiorno. Il Bar Bugliotta è chiuso, abbiamo avuto la possibilità di informarvi. Faremo colazione che saremo passati alle 5:30, anzi siamo riusciti a rispettare quasi al minuto la tabella di marcia. Nonostante l'Eterio non si svegliava. Ma manca, vero, manca Luciano. Che succedeva col bebè? Ancora era lì, che non mi è, però fino a ieri sera, è suonata la sveglia, se l'abbiamo capito. Fino a ieri sera a mezzanotte era al lavoro per sistemare il camper e tutta la logistica per poter fare questi 10 giorni in sicurezza. Noi abbiamo fatto tutte le comunicazioni del caso sia all'ANAS come ente gestore delle strade che andremo a percorrere, sia la 114 che la 113, abbiamo fatto le comunicazioni alla DIGOS, quindi alla questura di Messina, alla questura di Palermo, visto che poi dopo il 7° giorno percorreremo anche la provincia di Palermo. Quindi tutto programmato e dovremmo raggiungere Palermo in serenità, se le gambe ce la aiuteranno per raggiungere il sindaco Basile di Cinisini nella qualità. Ci sono le gambe, quindi si arriva. Lo dice nella qualità di sindaco metropolitano, perché già ieri nella giornata ho iniziato a fare il giro dei 108 comuni, visto che Messina l'ha girato durante la campagna elettorale lungo e largo, adesso gli restano gli altri 107 comuni della città metropolitana. Questo è un nostro lavoro. Fare il sindaco della città e il sindaco metropolitano, che impegna non 24 ore al giorno ma se ci fossero anche 48 ore al giorno, visto le dimensioni anche della provincia, è la provincia con più comuni rispetto alle altre province siciliane, quindi mi chiedo un impegno maggiore, anche l'estensione territoriale della viabilità provinciale, che è uno degli argomenti più importanti delle competenze della città metropolitana, oltre all'edilizia scolastica e alla programmazione di area vasta, grazie anche ai fondi strutturali comunitari e ai fondi aggiuntivi che lo Stato manda alle città metropolitane. Quindi un impegno notevole a un sindaco che si deve occupare già di una città come Messina, oltre i 107 comuni fuori la città di Messina. Tu eri consigliere provinciale, quante legislature hai fatto? Io sono stato 10 anni alla provincia, per 10 anni presidente della Commissione Lavori Pubblici e Viabilità, giravo i comuni della provincia come se fossero i quartieri del mio comune e quindi conosco la provincia di Messina come le mie tasche, da Tusa fino a Roccella Valdello. Quanto bevo un pochino, un attimo. Nostra Fontana. Compare, scusami. Prego, buon cammino. Ah, questa è buonissima, eh? Mettiamo e mezzo insieme. No, no. Per l'altezza. No. Ieri sera si è cimentato anche a beach volley, quindi è passato dalla spiaggia alla montagna, modestamente, dalla pallavolo, dal beach volley alla marcia, come se fosse praticamente un atleta da decathlon. Ha iniziato ieri il giro della provincia? Sì, ho iniziato ieri il giro della provincia. E come la prima, quali comuni hai fatto? Ho fatto Castel di Lucio, Pettineo, Tusa, Mistretta, Retano, Santo Stefano di Camasso, ho fatto tutta la zona un po' più distante, diciamo, rispetto al centro di Messina. È stato un bel giro, molte in realtà non le conoscevo, mi sono presentato in maniera istituzionale ma anche personale ai sindaci, hanno anche apprezzato un po' il gesto, diciamo, che voglio dire, avevi già fatto tu in passato e che giustamente bisogna riprendere perché il contatto è importante anche con la città metropolitana. Si ricordavano di me? Sì, assolutamente, anzi ti mandano tanti saluti. Assicuro? Assolutamente. No, devo dire che è un grande apprezzamento e poi la continuità anche loro la vedono in maniera positiva, devo dirti che ho riscontrato tanto affetto, molti sindaci erano nuovi, alcuni riconfermati, però dico un'altra stagione che si è aperta, ecco, quindi. Quella zona che tu hai iniziato a fare è una delle zone Nebrodi, sì, anche la parte confinante con Palermo, che hanno sempre sofferto una sorta di di abbandono e anche della trovarsi una terra di mezzo, come si suol dire, perché per molti aspetti insistono più sul palermitano che non su Messina. È anche vero che in passato soprattutto quelle zone non sono state particolarmente attenzionate, infatti io iniziavo sempre i miei tour proprio da loro per dare un segnale di attenzione concreta, e ne abbiamo fatte attività importanti in quel territorio, l'ultimo quello che abbiamo definito con l'area, col finanziamento del PNRR abbiamo finanziato 25 milioni di euro a Sant'Agata, quella struttura della provincia, Lexiria mi pare che si chiama, chiusa per decenni, era da oltre 20 anni chiusi, forse pure 30, una struttura meravigliosa nel comune di Sant'Agata che è di proprietà della città metropolitana e che ora con la strategia anche di collegamento che abbiamo messo con la città del ragazzo, ex città del ragazzo, sarà destinata proprio a servizi per le disabilità, quindi anche lì sarà una sorta di colonia estiva di tutto il progetto. Allora, siamo qui all'ingresso di Fiume di Nisi, mio comune d'origine, di nascita. Qui abbiamo iniziato le nostre scorribande politiche, vero Peppe? Lui anche qualche decennio fa. Tu sei nato a Fiume di Nisi? No, sei nato lì a Roccalumera? Sono nato a Roccalumera, ma sono cresciuto a Fiume di Nisi. Siamo cresciuti qua nella stessa strada. Porta a porta, visto che la casa dei miei nonni era porta a porta. L'abbiamo inventato noi, non Bruno Vespa, questo qua precisiamolo. Poi Bruno Vespa l'ha semplicemente copiato, per cui si parte da qui. E stiamo ora completando la parte che intanto si fa a piedi, che è proprio l'ingresso. Ora prenderemo le bici e arriveremo fino a Nizza. Poi a Nizza riprenderemo il percorso nel centro abitato a piedi e da lì proseguiremo verso l'Iterme. Dobbiamo decidere se fare la nazionale oppure il lungomare, quindi vediamo ora i direttori tecnici che dicono, perché già tanti hanno scritto per sapere se passiamo da un lato o dall'altro. Considerato l'orario, passiamo dalla nazionale, arrivati a questo punto, e così, quindi lo dico già per chi ci sta seguendo, facciamo ingresso dal lungomare di Nizza, attraversamento quindi lì nella passerella, e ci mettiamo sulla nazionale e continueremo il percorso. Allora, qui ora interrompiamo intanto la diretta, la riprendiamo tra 10 minuti.